Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, come sapete, in questo canale ogni giorno riusciamo a portarvi dei leaks e delle informazioni per quello che riguarda Fortnite con un bel po' di giorni di anticipo. Abbiamo visto ieri ragazzi la notiziona della stagione 4, ovvero sia che arriverà come nuova arma il rampino che andrà a sostituire il jetpack. Vedete il mio video di ieri pomeriggio, ovviamente so che l'avrete già visto. Beh ragazzi, per quello che riguarda invece gli aggiornamenti, oggi voglio svelarvi le sfide della settimana numero 8, raga. Non è passato neanche, non sono passate neanche 48 ore dall'arrivo della settimana numero 7, quindi abbiamo potuto sbloccare tutti lo spaccatutto, chi prima e chi dopo. Adesso io voglio che qua sotto mi scrivete nei commenti quante partite avete fatto prima di prendere i 7 forzieri a rapide rischiose, perché era una delle cose più difficili che si potessero fare su Fortnite. Ci concentriamo ragazzi, siamo pronti, siamo carichi. Prima sfida, 5 stelline per il pass battaglia, infliggi danni agli avversari con armi esplosive, 1000 in totale. Quindi ragazzi, mi raccomando, valgono le granate, il lanciagranate, il lanciarazzi, valgono gli esplosivi telecomandati e le bombe appiccicose. Infliggiamo un totale di 1000 danni, ci portiamo a casa 5 stelline. Andiamo avanti ragazzi, ovviamente la classica missione che non può mancare mai in una settimana, quella di cercare i forzieri. Questa volta dovremmo cercarne 7 a Putrido Pantano ragazzi, mi raccomando, 7 chest, ce ne sono 2 vicino agli screen verdi, ce ne sono molti nascosti negli alberi, uno è messo ad esempio dove c'è una cinepresa nel carrello, quello che si alza, ce ne sono tanti ragazzi, ce ne sono veramente molti, uno è dietro lo schermo verde, dategli una bella controllata, non dovrebbe essere così impegnativa come missioni. Terza sfida, sempre da 5, usa il carrello della spesa. Non sappiamo se una volta o 5 volte in totale, di solito è 1 o 5, comunque dovete solo utilizzare il carrello, con il jetpack era una volta sola per dire. Utilizzate il carrello della spesa, altre 5 stelline del pass battaglia garantite per voi. La stella ragazzi, visita, no, cerca tra un orso, un cratere e un frigorifero. Allora, bisogna capire, c'è l'orso, quello vicino al rifugio ritirato, avete presente, dove ci sono gli zingari, come li chiamiamo noi, no? Che c'è quell'orso da sempre, secondo me è tra lì, là ci saranno poi dei frigoriferi, il cratere potrebbe essere lì. Andremo poi a vedere con calma e bene dov'è questa stella, 10 stelline del pass battaglia per voi, quindi ovviamente un livello guadagnato. Mi sono saltato una sfida da 5, ve la vado a dire subito, che è visita diversi crateri in una partita singola. Non sappiamo se sono 3 o se sono 5 ragazzi, però i crateri che stanno in giro per la mappa, quelli prodotti dalla caduta del meteorite a inizio season, quelli in poche parole che stanno per richiudere i camioncini della terra, bisogna andare a visitarli in un'unica partita. Quindi mi raccomando, attenzione, se morite dovete rifarla. Penultima sfida da 10 stelle. Prima però ragazzi, e dai, un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video, raga, iscrivetevi al canale, oggi c'è il contest, arriviamo a 48.800 iscritti entro questa sera, vi carico il video contest da 10 euro che andiamo ad estrarre domani ovviamente. Eliminazione con fucili a pompa. Dobbiamo killare 3 nemici con i credo che dobbiamo killarne 5 di nemici, perché non è ancora detto il numero. Comunque con i fucili a pompa killiamoci 3 o 5 nemici, dovrebbero essere 5, 10 stelle del pass battaglia. E per chiudere ragazzi, elimina nemici ad acri anarchici. Niente di esagerato, ultima sfida, anche questo ovviamente vi dà 10 stelline del pass battaglia.
E anche per questo video, ragazzi, il nostro leak quotidiano ve l'abbiamo detto. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qui a guardare. Mi raccomando, di nuovo, un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani in live. Ciao!